Franco, Franco, c'ho tanto freddo, Franco, pensaci tu. Carmen, hai anche su, fai una cosa, ma tu vai a capigliare la coperta da tutto il cuore. No, no, Franco, non ci siamo capiti, Franco, io sono una donna, Franco, dai, pensaci tu, c'ho tanto freddo. Vabbè, Carmen, ma sai che facciate, vai a capigliare due coperte, di tutto il cuore, non se ne parla più. No, 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 Franco, non ci siamo capiti, io sono sono una donna, c'ho quel freddo da donna, dai, pensaci tu. Carmen, coperte ci stanno, ma te ne pigli 4 o 5, di tutto il cuore, non se ne parla più. No, no, Franco, non ci siamo capiti, Franco, io sono una donna, Franco, tra le gambe c'è un buco così. Ah, allora è là che botto vinto, Carmè. Comandi, comandi, Marescia. Ma no, Marescia, ma che è successo? Siete tornato dalla convalescenza? Sì, sì, sono tornato, hai visto? C'ho le orecchie infasciate. Marescia, ma che avete fatto? Spiegate un po'. Non hai capito, io stavo a casa, stavo stirando. All'improvviso è arrivata una telefonata. Io perché stavo stirando, invece di prendere il telefono, convinto che era il telefono, ho risposto col ferro da stiro. Zaa, mi sono azzuccato un colpa orecchia. E a che l'altro orecchio, Marescia? Secondo te chi lo dia strunzo, una chiamata una da volta. Comandi, comandi, Marescia, posso fare una domanda? Dimmi, dimmi. Ma che ci fate con le manette in testa? Le manette in testa? Ah, no, arresto la caduta dei capelli. Comandi. Madonna, Gigi, c'ho questo problema dei pidocchi in testa, nemmeno non riesco proprio a risolverlo, tengo questi pidocchi in testa in un mese. Pidocchi? Pidocchi? Hai provato con l'alcol? Ma si mi imbriaca, non è vero. Buongiorno, buongiorno, Salomire, mi date un etto di prosciutto? Mi dispiace, deve fare prima il buono alla cassa. Ah, sì. Già, può piacere, la faccio brava, mi date un etto di prosciutto, la faccio buona, già, può piacere. Ah, Franco, Franco, mamma mia, che problema, mia moglie non la sopporto più. Perché? Che è successo? Vuole divorziare per forza con me. Con te? Ha capito che non vuoi niente, No, Franco, insomma, mia moglie vuole divorziare con me per via dei topi. I topi? E che hanno fatto i topi? E i topi si stanno mangiando la biancheria, si mangiano le scarpe, si mangiano i cuscini. Gigi, fossero tutti chi sei problemi, che la zocca e l'ex mi si ha mangiato 3 appartamenti. Mamma mia, mi dispiace, Franco ha fatto un brutto incidente con la macchina, stava lui insieme alla suocera, ai figli, ai nipoti, ma mi dispiace, mo lo vado a trovare in ospedale. Ehi, Franco, Franco, come sta? Franco, ma ti hanno ricucito tutto, pure la bocca. Pure la bocca, Gigi, giusto un po' mi hanno lasciato aperto qua, ma pure la bocca, mi dispiace. Tutto a posto. Un colpo ci do, tutto a posto. Ah, sì, sì, dimmi, no, dimmi. No, ti volevo dire, il fatto dell'incidente, no? Sì. Mia moglie, come sta mia moglie che stava dentro in macchina? Qua? Ah, tua moglie si è fatto qualche graffio, pochi giorni e sta a casa, una settimana, non ti preoccupare, sta bene, Però, vabbè, mi fa piacere. E mio figlio, come sta mio figlio? Pascalino non si è fatto proprio niente, già sta a casa, vedi che sta benissimo, non si è fatto proprio niente. No, mi fa piacere. E mia figlia, come sta mia figlia? Ah, tua figlia si è slogata un po' il polso, 15 giorni, ma sta benissimo, non ti preoccupare, è solo un po' spaventato. Metto, padre, io, un ciuppeggio sono chiudito. Bravo. E mia suocera, come sta mia suocera? Ebbene, Franco, tua suocera è morta. Ma fa ridere, Gigi, si scosano i punti. Franco, ma come, noi stiamo a presentare usciti di mettere a mangiare. Gigi, un po' di pane. Ma come, ti mangi un pane? Gesù, che sono vuoto di stomaco. Fa massaggio a me, fammi mangiare. Ha fatto tutto il budello, se la mangiati, se la mangiati. Ho varito tutto quanto che state sentendo. Io mo leva la bocca per ciò da. Puh, che schifo, ma puoi di vera prima che lo metti in bocca.